Speravo che ci fosse un ballottaggio, speravo che ce la potessimo giocare al ballottaggio, speravo di arrivare davanti al PD, non siamo né arrivati davanti al PD né arrivati al ballottaggio, però insomma, ripeto, noi faremo opposizione, questo sarà, pare che insomma, l'elettorato ci abbia assegnato questo ruolo, penso che siamo capaci di svolgerlo, per cui faremo opposizione, gli elettori hanno sempre ragione, per cui da questo punto di vista non c'è niente. Non c'è niente di cui, diciamo, non c'è niente da rimproverarsi da questo punto di vista. Ecco. Secondo lei c'è una specificità tutta iesina rispetto a questo risultato oppure si è seguito un trend che in qualche modo è nazionale? No, credo sia una specificità di Jesina. Bacci, tutto sommato, è il sindaco uscente, quindi parte da una posizione di vantaggio da questo punto di vista. Noi siamo stati piuttosto critici verso la buona amministrazione che Bacci diceva di aver fatto, ma evidentemente siamo riusciti a convincere una parte della popolazione, ma è una parte minoritaria. La parte maggioritaria dell'elettorato è convinta che questa sia stata buona amministrazione, insomma,